sopralluogo alla Protezione Civile. Monitoraggio sulle spese dei gruppi. Osservatorio sull'usura. Corecom, conciliazioni anche via web. 7 giorni in consiglio. Attività settimanale delle commissioni. Prima, bilancio, per il disegno di legge sulla società di committenza regionale SCR. Audizioni in seconda, trasporti, con SADEM e Agenzia Metropolitana sui collegamenti con l'aeroporto di Caselle e in terza, attività produttive, sui confidi. La Commissione Ambiente ha svolto un sopralluogo nella sede della Protezione Civile. Dimensionamento scolastico e buona scuola all'ordine del giorno della Commissione Cultura. In primo piano. La Commissione Ambiente ha visitato la sede della Protezione Civile regionale. Durante il sopralluogo, i tecnici hanno illustrato le esperienze di previsione, prevenzione ed intervento nel campo della difesa idrogeologica del territorio, a 20 anni dalla drammatica alluvione del 1994. Complimenti per un sistema che si è costruito nell'arco di 20 anni, per le persone che ci lavorano, sia i tecnici che il sistema del volontariato, e ovviamente c'è uno sprone ai consiglieri di fare in modo che le eventuali criticità, gli aspetti che ancora vanno migliorati, siano presi in carico, magari appunto all'interno di interventi legislativi che possano ancor più rendere efficiente ed efficace il sistema. La visita è stata l'occasione per fare il punto della situazione nella provincia di Alessandria, che il 13-14 ottobre è stata colpita dal maltempo. Ho fatto i complimenti alla struttura, all'organizzazione. Devo dire che obiettivamente c'è stato veramente un intervento rapidissimo che ha contribuito chiaramente a risolvere la prima parte dei problemi, chiaramente la prima emergenza in tempi rapidissimi e molto ben organizzati. Naturalmente l'auspicio, adesso è quello che appunto l'esortazione che stiamo facendo, è che sia il governo, chiaramente sia la regione, intervengano dal punto di vista strutturale e finanziario per poter chiaramente intervenire sia sulle infrastrutture e sia sui privati. Nella scorsa legislatura il Consiglio regionale ha abolito il contributo economico ai gruppi consiliari. Gli effetti positivi della decisione sono già visibili a pochi mesi dall'insediamento del nuovo Consiglio. La spesa media di questo primo trimestre per ciascun consigliere si è attestata intorno ai 145 euro su un budget disponibile nei 12 mesi di 7.500. Le tabelle dettagliate, dopo l'approvazione dell'Ufficio di Presidenza, verranno rese disponibili online sul sito del Consiglio.